Gianluca Vialli se n'è andato via, un altro campione ci lascia. Queste feste le ricorderemo a lungo, prima Mihajlovic, poi Pelé, adesso Gianluca. Speriamo che la terribile campagna acquisti del paradiso calcistico si fermi qui. Gianluca Vialli, classe 1964, nato a Cremona, con i suoi piedi dilizierà prima la platea cremonese, poi quelle di Sampdoria, Juventus e Chelsea. Lui, insieme a Mancini e gli altri protagonisti blucerchiati di quella splendida cavalcata, è entrato di diritto nella Hall of Fame della Sampdoria per quell'incredibile scudetto vinto. Lui e i suoi compagni furono guidati magistralmente dal vecchio lupo di mare Boskov, che oggi ritroverà lassù, e siamo sicuri che il buon tecnico andrà a picchiare i pugni sulla scrivania del Padre Celeste per questo inaspettato arrivo. Ti avevo conosciuto qualche anno fa in un campo di golf, ti dissi che eri un perfetto inglese per abbigliamento e flemma, mi facesti un sorriso. Disponibile con tutti, gentile e garbato, questo è il mio ricordo di un ragazzo semplice, sempre con il sorriso. Oggi mi sembra incredibile, assurdo darti l'addio. Hai lottato fino alla fine, ora ci restano i ricordi e le tristi fantasie consolatrici, come quella di saperti nei campi azzurri del cielo a cercare di dribblare Scirea, Maldera, Facchetti e magari chissà lanciare in gol Paolo Rossi. Ciao Gianluca e grazie per le gioie che hai saputo regalare a chiunque ami il calcio, al di là della fede calcistica. Buon viaggio campione per questa tua ultima trasferta. Roberto Valentino.